Oggi cuciniamo il baccalà. Come? Adesso lo dico io. Ingredienti, subito al volo. Pomodori già spellati, quelli da sugo, quelli che proprio adesso ci sono, quelli là lunghi, rossi, belli, eccoli qua. Non sapete spellarli? Andate a vedere sui video fatti prima. Poi, patata, la patata ci vuole sempre, soprattutto per quel baccalà. Pinoli, peperoncino, che a noi ci piace sempre, un po' di uva passa, aglio, baccalà, bello, e cipolla, sale, pepe e olio. Iniziamo subito? Iniziamo subito. Allora, il nostro spicchio d'aglio, subito al volo così, tagliato a metà così, e messo dentro. Sentite la musica che entra dentro di noi, che ci fa sorridere, ci fa star bene. Che vogliamo di più? Un po' di baccalà, eccolo qua. Metto qui l'olio, quello buono, d'agostino nostro, cipolla. Eccola, questa, signora cipolla. Sentite la musichetta? Tagliata così, sottile, 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 sottile. Ci vuole da dolcezza al baccalà. Ce l'avete un po' di prezzemolo? Beh, se l'avete, mettetelo qua. Gambi di prezzemolo, sapete, no? Abbassate a questo punto leggermente. Non deve proprio friggere, quindi incominciamo ad andare con le temperature. Deve stare a media potenza. Quindi, vedete, a 5, questo qua arriva fino a 9. Quindi a metà stiamo. Facete presente l'odore del pomodoro? Il pomodoro, quando lo scottate, bello, sembra, si ritorna un po' indietro nei tempi, nei ricordi, con nonna che faceva la passata. Allora, lo faccio a spicchiettoni così, deve essere un po' così, un po' casa, tanto casa. Ecco qua, un po' giù qui, eh? Bello, togliamo il prezzemolo, che se no non prendiamo più, i gambi, eccoli qua, l'aglio, bello, vedete, nemmeno si è bruciato, nemmeno si è dorato, l'abbiamo fatto andare proprio a crudo così, eh? Poi, peperoncino. Ci vuole, vado, trac 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 trac. Poi adesso pensiamo al baccalà. Allora, quando parlo di baccalà parlo di qualcosa di veramente bello, sostanzioso. Guardate, bel filettone, bello, alto, ben dissalato. Come ce ne accorgiamo se è dissalato? Così si va nel cuore proprio del baccalà qua. Spaventati? Non dovete stare spaventati, non è quindi. Da qui sentite se è salato o meno, perché la parte superficiale sicuramente è meno salata dell'interno, che rimane più difficile là che arrivi là, è l'acqua, no? E lo dissali bene. Quindi, bello spesso. Adesso, che facciamo? Dobbiamo tagliarlo, non togliete la perle. Allora, qui avete due strade. Una, io non la percorro, quella di friggerlo. Noi lo facciamo direttamente dentro al pomodoro, quindi con tutta la pelle, non togliamo niente, faccio così, sentite se ci sono spine, e qui ci sono, vedete qua, qua ci sono, vado così, taglio e levo le spine, taglio proprio questa parte qua, la tolgo proprio, vado così, taglio a tranci e incomincio ad adagiare qua dentro, guardate così, guardate che meraviglia, così, dei bei bocconcini. Due patate ce le mettiamo? Certo che sì, anche perché così è piatto unico, non dobbiamo poi pensare al contorno. Già c'è dentro, qua, non vi preoccupate. Allora, però non fate i sciocchi, dobbiamo fare patate piccole perché così si cuociono con lo stesso tempo del baccalà. Io andrei così, ok? Allora, metto le patate qui sul pomodoro, no? Sul baccalà, così stanno un po' a contatto con il liquido. Ecco qua. Poi l'uva passa, che dà dolcezza a questo piatto. Pinoli, se volete potete tostarli prima, saranno sicuramente più buoni. Metti i pinoli. Calma, eh? Lo sapete, costano, eh? Vai. Poi, prezzemolo, lo trito. Allora, assaggiamo, vediamo se è giusto già di sale. Il gusto è fantastico. Vado, prezzemolo. Le patate devono stare a contatto con il liquido, così si cuociono prima. Quindi, prezzemolo, coperchio, così, non giratelo, scuotetelo un po' così, vedete, è così, scuotete, coperchio, come al solito non ce l'ho mai, coperchi, puliti, pronti, e quanto tempo? 20 minuti, ho sentito, ci devo fare 20 minuti. Vediamo a che punto sta la cottura della patata, non del tanto del baccalà, ma della patata, vediamo un po'. Perfetto, guardate, guardate come entra bene il coltello e si rompono. Perfetto, tiro fuori dal fuoco, quindi 20 minuti
sufficienti. Mi raccomando, la grandezza del taglio della patata. Non fate le grosse, perché sennò si spappa il baccalà e le patate rimangono dure, serci, diciamo a Roma, San Pietrini. Adesso assaggiamo. Un attimo, 5 secondi, militate prima che non mi fate bruciare la bocca, vi prego. Prendo tutto, la salsetta, guardate qua che bellezza. Mamma mia. Patatina, tutto. Allora, guardate che meraviglia. Il pomodoro com'è rimasto. Utilizziamo adesso i pomodori freschi fino a quando ci sono, poi dopo usiamo degli ottimi pelati. Però adesso, guardate che robetta. Patata, tutto, guardate, vedi, si rompe così. Ma guardate qua che intingolo. Io sono un delinquente, ricordate che faccio io così, perché a crudo mi ci piace, l'olio buono, solamente se è buono, vado, eh. Allora, giusto di sale perfetto, per chi ama il baccalà sa quello adesso quello che voglio dire, quella consistenza che sul baccalà c'ha, che si distacca da fibra a fibra, guardate così, guardate, si distacca e sentite quella pelletta un po' grassa ma buona. Poi la patata qua ci vuole proprio, perché sapete che fa? Assorbe, non è una patata normale, è una patata che assorbe il pomodoro e il baccalà ed è buonissimo. E il pomodoro è quello che fa, è un dolce che insieme al pinolo e all'uva passa veramente è l'apoteosi. Per chi ama il baccalà questo da ripetere assolutamente, buonissimo. Oh, il pane ci vuole qua, eh? Che bontà, buonissimo, buonissimo.